Buon pomeriggio a tutti, 14:30 di mercoledì 13 giugno, per quelli che si chiamano Antonio, Antonietta, Antonella, auguri di buon onomastico naturalmente. Mi collego quest'oggi da Roma, sono rientrato, quest'oggi torniamo in aula, abbiamo da eleggere un questore e un vicepresidente della Camera in sostituzione di Riccardo Fraccaro, che come sapete è diventato il famoso ministro dei rapporti col Parlamento e della democrazia diretta, una denominazione che mi lascia, diciamo così, molto sospettoso e non mi piace affatto. E anche di Fontana, il famoso ministro della famiglia, che è diventato appunto ministro e quindi lascia lo scranno di vicepresidente della Camera. Quindi quest'oggi ritorniamo, si tratta ancora di votazioni perché, come sapete, il Parlamento non sta ancora funzionando, siamo in attesa delle nomine nelle commissioni, ma non si poteva procedere alle nomine delle commissioni prima della nomina dei sottosegretari e dei viceministri. Udite udite, sottosegretari e viceministri sono stati nominati ieri, diciamo nomine interessanti, ovviamente vedremo i nuovi titolari delle deleghe all'opera e valuteremo il loro operato quando si daranno da fare. Ovviamente non abbiamo valutazioni pregiudiziali, ma certo alcune cose di interesse le possiamo già notare, per esempio che le donne in questo governo sono veramente ridotte al lumicino, credo siano soltanto 5 o 6 tra i viceministri e i sottosegretari. Comunque nell'intera squadra di governo, fatta da 63 persone, le donne credo siano soltanto 11. Peraltro, una novità che potrebbe essere anche positiva è che per la prima volta abbiamo un delegato alle pari opportunità che è un uomo, Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Non era mai successo in Italia. Io la considero anche una cosa interessante. In fondo, se le opportunità sono veramente pari, è giusto che ci sia un ministro della difesa donna, una ministra della difesa, che ci sia un uomo alle pari opportunità. Certo, le donne non hanno mai molte poltrone, togliere anche quella che, diciamo così, si occupa di loro in qualche modo, quantomeno si occupa delle loro pari opportunità, risulta una scelta piuttosto curiosa, comunque vedremo. Ovviamente, colpiscono alcune altre nomine, come la nomina addirittura vice ministro dell'economia di Laura Castelli, ricordate l'esperta di economia della Lega che era andata alla riunione dell'Ordine dei Commercialisti a dire che aveva esercitato abusivamente la professione. Quella cosa mi ha molto incuriosito, devo dire, soprattutto per l'incapacità di leggere il contesto nel quale ci si trova. Gli auguri a Laura Castelli sono che abbia più fortuna in futuro. È stato nominato Manlio Di Stefano agli esteri, grande amico di Russia Unita, uno tifoso putiniano. Io l'ho anche sentito parlare in aula durante la fiducia al governo Conte. La sua ricostruzione delle cose che afferiscono al commercio estero, diciamo così, era piuttosto scorretta proprio fattualmente. Speriamo che anche lui diciamo nell'andare avanti acquisisca maggiore consapevolezza e maggiori informazioni sulle cose che dice. È stato nominato agli interni Carlo Sibilia, quello che non crede che l'uomo sia andato sulla Luna, però insomma sarà sottosegretario al Ministero dell'Interno e quindi facciamo tanti auguri anche a lui. Però consentitemi di fare davvero un augurio sentito al mio successore. Si chiama Michele Geraci. È una persona che ho conosciuto molto bene perché lui è un professore di economia che è residente, diciamo, insegna in Cina. Io sono stato per i miei viaggi all'estero in Cina moltissime volte, ho visitato la Cina 10 volte durante il mio mandato e quindi Geraci l'ho visto spesso e sono contento che sia stata scelta una persona che conosce l'estero, che conosce la Cina in particolare, che è naturalmente un mercato e un partner estremamente importante, quindi me ne compiaccio. Naturalmente ho già detto a Geraci che sono disponibilissimo a passargli le consegne, gli auguro veramente ogni bene e lo faccio per il paese, devo dire la verità, oltre che per lui. Ieri sono stato a Milano alla presentazione del rapporto SACE è la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che assicura i nostri imprenditori che vanno all'estero, quindi fa
appunto ha un ruolo molto importante. Si chiamano nel mondo Export Credit Agencies, sono le agenzie che quindi sostengono gli esportatori, e la nostra SACE appunto fa parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Ogni anno presentano un bellissimo rapporto sullo stato e sulle prospettive delle nostre esportazioni, ed è stato molto interessante anche ieri. C'è una slide che loro presentano ogni anno e che aggiornano ogni anno, che io racconto sempre perché aiuta anche a capire quanto sia importante il commercio estero. È una cosa che al grande pubblico spesso sfugge, però per darvi un'idea, se noi considerassimo il prodotto interno lordo, quindi la ricchezza prodotta dal nostro paese nel 2010, base 100, noi nel 2000, fine 2017 saremmo stati a 99, siamo stati a 99,2. Quindi in questi 8 anni non siamo neanche ancora riusciti a recuperare quello che è stato perso durante gli anni della grande crisi. Ma in questi anni tutte le componenti del prodotto interno lordo, quindi la spesa pubblica, i consumi delle famiglie, gli investimenti, le importazioni, sono tutte diminuite. L'unica cosa che è cresciuta del 6,9% sono state le esportazioni. Quindi questo 99,2% che è il nostro prodotto interno lordo comparato rispetto al 2010, nel 2017, se non avessimo esportato niente sarebbe stato 92,8%. Quindi pensate, se l'Italia non avesse esportato quanto esportato, questa piccola perdita di PIL che abbiamo avuto tra il 2010 e il 2017, quindi di 0,8 punti, sarebbe stata una perdita di 7 punti abbondanti. Quindi pensate quanto è importante. L'Italia è il nono esportatore al mondo, è il sesto esportatore, diciamo il sesto paese per avanzo della bilancia commerciale, e quindi a Gerace vanno i miei migliori auguri, come vanno a tutti i nostri esportatori, a tutti gli imprenditori italiani che tengono altissimo il nome del nostro paese nel mondo. Noi siamo circondati da una incredibile reputazione, da un'incredibile ammirazione. Lo dobbiamo al fatto che il nostro Made in Italy, che poi non sono soltanto le scarpe, gli abiti, il cibo, il design come pensiamo, ma sono spesso aeroporti, infrastrutture, ferrovie ad alta velocità, ponti, meccanica, meccatronica, quindi beni strumentali, beni di investimento. Noi davvero facciamo tantissime cose e siamo riconosciuti per farle molto bene. Quindi davvero auguri al mio successore. Naturalmente osserverò il suo operato con occhio molto attento, ma nel frattempo sicuramente viva l'Italia. Un viva l'Italia che voglio dire anche rispetto alle uscite di Macron di ieri. Devo essere sincero, voi sapete benissimo quello che penso di questo governo e in particolare di quello che penso di Matteo Salvini, del nuovo ministro degli interni. Tutto il male possibile dal punto di vista politico. Però devo dire, l'uscita di Macron di ieri è stata sbagliata, è stata un'uscita inopportuna, è stata un'uscita comparabile, secondo me, a quella che ebbe Oettinger quando disse che gli italiani avrebbero imparato a votare, più o meno. Poi è vero che in realtà il virgolettato non è esattamente quello, però io penso che politici di quel livello devono essere attenti non soltanto a quello che dicono, ma anche a come quello che viene detto può essere letto. E devo dire la verità. Né il nostro governo né altri governi, questo governo che abbiamo in carica, diciamo, né il governo che era espressione del Partito Democratico, possono prendere lezioni dalla Francia che non ci ha mai dato la mano che avrebbe dovuto darci. Questo vale per la Francia, ma vale anche per molti altri paesi. Sottolineo che vale anche e soprattutto per i paesi con i quali Salvini vuole fare le alleanze. Non è che adesso me la prendo con i francesi e mi dimentico che l'Ungheria di Orbán o la Polonia di Kaczynski o la Repubblica Ceca o la Slovacchia abbiano sempre elevato muri e fili spinati non soltanto alle frontiere, ma anche al tavolo del Consiglio dei Ministri di Bruxelles. Però certo non è questo il modo, sicuramente non è il modo, non è chiaramente il modo di gestire queste crisi neanche da parte italiana, sia ben chiaro. Il fatto che noi abbiamo giocato, diciamo, una sorta di poker per vedere chi aveva le carte in mano e chi bluffava sulla pelle di 700 persone è una cosa che urla vendetta, così come urla vendetta il fatto che si pensi che il fatto che Sanchez abbia aperto il porto di Valencia sia una vittoria della Lega. Salvini non è così, è una vittoria dell'umanità. È una vittoria di qualcuno che certamente segna una discontinuità con il governo che l'ha preceduto, quello di Rajoy, ma Sanchez ha fatto ciò
che una persona, che un padre, che un essere umano che si rispetti fa. Non gioca le sue partite politiche sulla pelle di gente che dorme all'addiaccio, che ha i piedi bruciati dalla benzina e dalla salsedine e che è disperata e fuggita attraversando dissee incredibili, inenarrabili, e che non merita questo trattamento, non merita che l'Europa opulenta chiuda i suoi giochi in questo modo. Questo va detto chiaramente. Però va detto anche che questo governo sta diventando sempre di più il governo Salvini. Io sono diciamo molto sorpreso del fatto che Salvini sostanzialmente sta sostituendo non soltanto il Presidente del Consiglio ma anche il Ministro degli Esteri. Salvini telefona ai suoi omologhi, chiude accordi, scrive lettere a Malta, fa richiamare l'ambasciatore dal governo tunisino. Sostanzialmente io penso che in questo momento, non lo dico soltanto per i voti delle elezioni amministrative di domenica che hanno visto in caduta libera il Movimento 5 Stelle, ma penso che politicamente l'analisi che si può fare in questo momento è che il Movimento 5 Stelle sia in una vera crisi, perché si fronteggia un partito come la Lega Nord che ha quattro messaggi in croce, ma sono tutti molto netti, molto chiari, molto definiti. Quando Salvini parla dice, ripeto, quattro cose non di più, ma quelle cose si capiscono. Quello che dice il Movimento 5 Stelle non si capisce affatto. Siamo un po' di destra, un po' di sinistra, un po' per i migranti, un po' no, un po' Fico, un po' Toninelli, Conte completamente desaparecido. E quindi è evidente che questo governo si sta caratterizzando sempre di più come il governo di estrema destra che noi prevedevamo sarebbe stato, e prevedo che se le cose continueranno ad andare così il Movimento 5 Stelle avrà dei problemi. Credo che Di Maio avrà dei problemi anche al proprio interno, perché è chiaro che questi ruoli che ha sommato, che ha preso tutti insieme, quello di mega ministro dello sviluppo economico e del lavoro, è capo politico e Dio solo sa cos'altro, Babbo Natale, naturalmente lo metteranno sicuramente in condizione di dover rispondere di una certa qual assenza, cioè del fatto che il Movimento 5 Stelle si sta comportando come un liquido che si adatta al contenitore nel quale viene, al recipiente nel quale viene versato. In questo momento il vaso è la Lega Nord e l'acqua la porta in un certo senso il Movimento 5 Stelle, e io non credo che politicamente questo pagherà. Un'ultima cosa che voglio dire prima della postilla finale è che continuo a ragionare su questo incontro tra Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano, e Donald Trump, e continuo a non capacitarmi della capacità geniale di improvvisazione di Donald Trump da un lato, ma anche delle conseguenze politiche gravi secondo me di questo incontro, perché Trump ha dato un riconoscimento internazionale a uno Stato che è sempre stato considerato uno Stato canaglia. Sostanzialmente, leggendo anche i reportage, i commenti di oggi, mi pare chiaro che Trump non abbia portato niente a casa di quello che già c'era, se non delle generiche volontà di smantellare l'arsenale nucleare, ma nessun impegno, nessuna data. E nel frattempo annuncia di voler ritirare i propri soldati dalla Corea e di voler interrompere le manovre navali che tradizionalmente due volte all'anno si sono fatte intorno alla Corea, naturalmente spaventando molto sia l'alleato sudcoreano che i giapponesi, che i quali, sapete, hanno sempre questi missili che gli passano sulla testa in arrivo da Pyongyang. E quindi sinceramente non si capisce, salvo che evidentemente si tratti di una declinazione della politica di Trump di non interventismo, questa America First, per cui gli alleati si paghino un po' la loro difesa, vale per la Germania, vale per la Corea, io faccio le foto davanti ai fotografi, mi intesto un'operazione, un incontro storico, e dopodiché le rogne saranno degli altri, intesi gli altri, i miei alleati, ma anche i miei successori, che probabilmente dovranno poi provare a costruire qualcosa. Prima di concludere, voglio soltanto darvi una notizia di queste ore, sulla quale non voglio commentare per il momento, perché è molto fresca e quindi non c'è ancora molto da dire, però io appena arrivato a Roma ho trovato un grande, diciamo così, rumore, una grande eco degli arresti che ci sono stati quest'oggi sul progetto del nuovo stadio della Roma. Sono coinvolti personaggi un po' di tutti i partiti, devo dire,
Però è chiaro che si tratta di un progetto che stava molto a cuore alla sindaca Raggi, che ha voluto modificare, che ha affidato a suoi consulenti. Sento dire che ci sono avvisi di garanzia anche addirittura per il capogruppo del Movimento 5 Stelle, in Campidoglio. E, ecco, sono ancora notizie freschissime, per cui entreremo nei dettagli man mano che la cosa si chiarisce, però lasciatemi dire che evidentemente forse dobbiamo fare anche un pochino tutti, tenendo sempre altissima naturalmente la guardia sulla corruzione, sui fenomeni corruttivi, sull'illegalità e i comportamenti illeciti in politica. Però ecco, attenzione, io penso che questa sia una battaglia comune. Dividere il mondo politico tra quelli che sono i mafiosi. Come è stato detto a me, che non credo di non avere neanche mai falsificato una giustifica dei genitori quando andavo a scuola, e quindi dividere il mondo tra i cattivi, appunto come me, e i buoni come loro, è un'idea che non serve. Adesso il Movimento 5 Stelle andrà al governo, dovrà sporcarsi le mani, non potrà più stare, diciamo, sul suo Aventino col ditino puntato. A dire noi siamo i cittadini buoni e voi siete i corrotti, i mafiosi e i malfattori. Fare è difficile. Questo è un paese con una legislazione complessa, per chi amministra e per chi governa. La cosa più lucida sarebbe avere un sano garantismo per cui si è innocenti fino a sentenza definitiva. Certamente fare pulizia dentro casa, essere super accorti, non depotenziare l'ANAC di cantone come il presidente Conte ha detto di voler fare in aula, anche se poi si è rimangiata anche questa cosa delle varie cose che si è rimangiato. E quindi diciamo mettere un pochino la mordacchia, un po' il freno sulla mutua lapidazione che è stato lo stile della politica di questi anni e che credo sia la cosa più devastante, più negativa che il Movimento 5 Stelle ha portato con sé nell'arena pubblica italiana. Io mi fermo qui, torneremo sul resto, vi racconterò anche di quello che succede in Parlamento nei prossimi giorni appena rientro in aula e speriamo che le commissioni partano presto. Per il momento vi saluto, l'appuntamento domani è sempre più o meno a quest'ora, dipenderà un pochino dall'aula, quindi restate online e leggete del prossimo appuntamento e mi raccomando condividete questo video premendo la freccetta che trovate qui in basso a destra sotto la mia faccia su questo video. Ciao, a domani, a presto.